faremo un po', anzi il presidente ce lo spiegherà anche bene, nel senso perché bisogna fare una vendemmia notturna, la vendemmia nella vigna di Sara. La Sara intanto, vabbè, voi la conoscete, giovane, il Prosecco oggi è uno dei vini più conosciuti, non c'è trasmissione che non parli di Prosecco. Anche qui però l'accento io lo do sempre sulla qualità del Prosecco, perché tante bottiglie se ne fanno e la qualità non sempre c'è, qui la troviamo. Ci sono vari modi ovviamente per fare il Prosecco, ma soprattutto c'è anche modo di coltivare e di tutelare il terreno. Allora, presidente, tanto un bel ritorno, perché l'ultima volta che ho intervistato eravamo veramente a Linea Verde ed eravamo in Sicilia. Poi dopo ho cambiato, sono passato solamente con gli animali adesso. Perché la vendemmia notturna? Beh, innanzitutto direi di fare un grande applauso a Sara, che ha avuto il coraggio di farlo. Quando me ne ha parlato, io ho detto, beh, è geniale sta roba, no? E c'è un significato, perché poi magari qualcuno potrebbe pensare che sia solo l'occasione per fare un incontro stampa, un punto stampa, pubblicità. Un'occasione di comunicazione. Invece la vendemmia notturna parte da un presupposto, che sotto il sole, cioè con il caldo, di solito si vendemmia di giorno, i mosti fermentano. Quindi di notte invece quest'uva viene raccolta, non inizia la fermentazione, quindi arriverà in cantina non fermentando e il vino sarà ancora più di qualità. Quindi immagino che Sara farà anche una linea nuova in base alla vendemmia diurna o notturna. E questo è il principio, nasce ovviamente al sud, perché al sud il problema del caldo è ancora più, il calore è ancora più aggressivo. Italiano, con piante italiane coltivate anche da me, perché come diceva Sara sono piante che coltivo io personalmente, perciò so la qualità di ciò che metto in questo prodotto. E poi l'abbinamento con un buon prosecco secondo me è sempre stato un po' nelle corde della miscelazione a livello internazionale anche, insomma, perché... Ok, la percentuale giusta del gin che bisogna mettere quant'è più o meno? Beh, in questo caso sono 20 ml, vanno benissimo, per non esagerare, coprire invece un gran prodotto che deve essere il prosecco in questo caso. Ok, e allora facciamo un applauso e allora apriamo le danze con un brindisi. Vado. Vai, grazie. Thank you.
tra la fermentazione del mosto da subito dopo la vendemmia, in quanto non c'è il calore del giorno. Questo è il primo motivo, quindi sarà un'uva trattata con delicatezza, tipico poi dello stile che sarà in questa azienda. Quindi grazie per l'esperienza e grazie anche per questa novità. È la prima vendemmia notturna al nord. Ecco, 2015 che si presenta come una grandissima annata anche dal punto di vista climatico. Beh, li vedete i grappoli, stiamo parlando della miglior qualità mai avuta, è la vendemmia del secolo, avremo il vino del secolo. Quindi lo dico a tutti i consumatori, segnatevi 2015 e quando andate a comprare queste bottiglie ricordatevi che sono frutto di una grande stagione, quindi avremo il vino dell'anno, il vino del secolo proprio dell'annato 2015. Sara, perché questa vendemmia in notturna in questa situazione particolare di luna? Allora, volevamo appunto raccogliere le uve notturna proprio per la condizione climatica che è sicuramente differente rispetto al giorno dove fa molto più caldo, come diceva appunto il governatore. Durante la notte la temperatura si abbassa, quindi l'uva non fermenta subito, e poi abbiamo questa cosa della luna nuova che comunque i nostri anziani ci dicevano che era una luna rinnovatrice, una luna rigeneratrice, quindi volevamo vedere quali fossero gli effetti proprio sul vino. Con una previsione per questa annata, abbiamo sentito il governatore che è straordinariamente ottimista. Sì, l'annata è straordinaria, c'è stato tanto sole, c'è stata la giusta pioggia, quindi sicuramente sarà un'annata molto buona e adesso proviamo a vedere quali saranno gli effetti della vendemmia notturna rispetto alla vendemmia convenzionale. Io volevo vedere appunto quali fossero gli effetti anche sull'uva, dato che ha un sacco di effetti sugli esseri umani, come sulle maree. Vi consiglio di assaggiarla perché è buonissima, è dolce. Quanti gradi fa? 14 gradi. Mm-hmm. Infatti vedete, ha lasciato tutte le foglie, il motivo proprio è affinché il sole non arrivi e non bruci poi e anche non bruci a quel punto l'uva e mantenga l'acidità. Bene, dai, continuiamo a lavorare. Buonasera a tutti, vi presento la prima vendemmia notturna del Nord Italia, questa è l'uva Grera, quindi facciamo il prosecco di OCG. Volevo sperimentare quale fosse l'effetto della vendemmia notturna e quindi di temperature più basse rispetto a quelle del giorno nel vino finale, e anche quale fosse il risultato e l'effetto della luna. Adesso c'è una luna nuova, quindi una luna che si dice rigeneratrice e guaritrice, e quale fosse l'effetto nel vino, perché comunque ha dell'effetto anche sull'essere umano come sulle maree. Tre parole, la tua passione per questo mestiere. Allora, io amo la natura, amo l'ambiente, amo stare in mezzo ai vigneti e mi piace moltissimo vedere come cambia la vite durante l'inverno, poi la primavera e poi quando c'è questa esplosione in estate, è prodotta l'uva, è una sensazione bellissima poi andarla a raccogliere insieme a tutti i ragazzi in vendemmia. Cosa tu più di tre parole? Vanno benissimo lo stesso. E cosa puoi raccontare ai ragazzi che magari non hanno ancora il coraggio di prendere in mano un'esperienza come questa, di lasciare studi importanti, carriere particolari lontane dalla terra e ritornare invece alle tue radici? Ma io ho studiato alla Bocconi e dopo ho deciso di tornare in Veneto, di tornare alla mia terra, perché comunque a me piace tantissimo stare in mezzo alla natura, come dicevo, mi piacciono tantissimo le radici e consiglio a tutti quelli che hanno l'opportunità di avere un lavoro con la terra di tornare a lavorarci, perché ti dà delle soddisfazioni immense quando vedi il tuo raccolto, è il frutto del tuo lavoro, lo vedi direttamente e lo raccogli con le tue mani.